Presidente, oggi si tirano un po' le somme, ma è un progetto che andrà avanti per anni, ci raccontava il procuratore Falvo, ancora la strada è lunga e comunque i progetti sono tanti. Sì, la strada è molto lunga, c'è da dire che per 20 anni la depurazione non è stata in cima agli obiettivi di governo, del governo regionale, da un anno a questa parte lo è, abbiamo ottenuto i risultati possibili mettendo in funzione i depuratori e questo l'abbiamo fatto grazie alle sollecitazioni che ci sono state da parte di altri livelli istituzionali come le procure della Repubblica che ci sono state molto vicini in questa fase. Ora si tratta di mettere in campo tutti gli interventi strutturali, ci sono tanti agglomerati urbani che non sono collettati, ci sono tante imprese che non sono collettate. In Calabria chi apriva un'attività si poneva il problema dell'insegna, del prodotto, giustamente, ma mai della depurazione. Ecco, su questi temi bisogna andare avanti con grande determinazione. Sarà un lavoro duro, lungo, complesso, ma abbiamo tutta l'intenzione di farlo e siamo confortati dal fatto che anche altri livelli istituzionali come le procure della Repubblica, la Capitaneria di Porto, ci stanno dando una mano importante, la danno soprattutto ai calabresi perché il mare è una risorsa dei calabresi. Forse è proprio questa sinergia che è un unicum in Italia, un progetto pilota, ci diceva sempre il procuratore, questa sinergia fra gli scienziati, gli uomini di legge, la politica che insomma si mettono insieme e cercano di capire qual è il modo migliore di agire. Sì, e questo è il valore che abbiamo costruito in questo anno di governo, soprattutto per gli stimoli intelligenti da parte delle procure della Repubblica, che svolgono una utile opera di repressione. In questo caso hanno svolto anche un'azione positiva, nel senso che ci hanno aiutato a sollevare questo problema e a governarlo con più decisione e determinazione che in passato. Quindi ci sono tutte le condizioni per fare un buon lavoro e abbiamo tutte le intenzioni di farlo. Allora, dottor Greco, oggi presentiamo un report importante, parliamo del report Mare Pulito, ecco, oggi cosa presentiamo alla stampa? Oggi forniremo per una legittima e corretta informazione tutto quello che è uscito e che possiamo dare, nel senso che molte analisi sono state fatte in aree dove ci sono inchieste della magistratura e quindi là ovviamente non possiamo comunicare dati. Diciamo che abbiamo visto, il dato interessante è che su 311 aree di campionamento, quindi 311 punti dove noi siamo andati, e facendo centinaia di analisi per ogni punto, il 50% di questi campioni ha un problema di tipo microbiologico, cioè c'è un inquinamento di tipo batterico microbiologico. E per fortuna dal punto di vista chimico si abbassa il livello perché siamo sempre siamo al 25%, quindi un quarto, che ovviamente sono anche numeri importanti. E tra l'altro in alcune aree che sono per fortuna, come dicevo prima, attualmente indagate dalla magistratura, ci sono forme di contaminanti con contaminanti molto importanti in quantità anche molto significative, quindi poi sarà necessario, dopo che la magistratura finirà, caratterizzare e bonificare. L'altro dato che è uscito fuori, che è uno dei dati più interessanti, è il fatto che molte condotte scaricano entro i 20 metri, quindi nella cosiddetta area di rimescolamento. In buona sostanza torna indietro quello che viene scaricato. Si conferma il dato dell'illegalità diffusa, la depurazione insiste solo per il 40%, ormai abbiamo un dato preciso, il 60% dei problemi, che sono quelli che poi denunciano giustamente i bagnanti, la macchia, eccetera, sono scarichi di natura privata, cioè vengono da noi calabresi, dalle piccole attività, anche da alcuni villaggi turistici, anche da alcune attività di vario genere, qualche lavanderia legale, insomma tutta una serie di cose che sono imputabili direttamente a noi. L'ultimo dato, e anche questo non è un bel dato, è che molte di queste condotte sono vicine ai siti SIC e dagli studi correntometrici e dalla valutazione della diffusione abbiamo visto che molte di queste condotte poi vanno dentro i SIC. Quindi noi dovremmo proteggere i siti di interesse comunitario e invece in questo modo rischiamo di danneggiarli.
Procuratore, quest'oggi si presenta un report importante. La Calabria, che gode principalmente dell'attività appunto balneare, si scopre che ha una diffusa illegalità in fatto di scariche e di inquinamento ambientale. Sì, il problema dell'inquinamento ambientale e dell'inquinamento marino è un problema serio dalle parti nostre, ma non è solo un problema calabrese. Noi abbiamo sul mare un ulteriore effetto negativo, che è quello dato dalle correnti. Diciamo che il problema della depurazione, della cattiva depurazione, è un problema nazionale. Qui da noi si sente un po' di più per via delle correnti che ci danneggiano notevolmente. Oggi viene presentato questo report, che è frutto di un lavoro di un anno fatto dalle forze di polizia, oltre che dall'Antondorno, dall'ARPACAL, e questo lavoro sinergico tra varie istituzioni è un progetto che possiamo definire pilota. Per la prima volta cerchiamo di intervenire in questo modo per tentare di risolvere il problema dell'inquinamento del mare. Non è facile però capire quali sono le cause, noi ci stiamo provando e oggi diamo i primi risultati. Ci sono dei filoni giudiziari, delle indagini che non so quanto lei può spingersi a dichiarare, ma vediamo coinvolti anche diversi soggetti in questo report e in queste indagini che sono state perpetuate quest'anno. Ovviamente l'intervento delle procure è dato dal fatto che ci sono degli illeciti penali, altrimenti noi non potremmo intervenire. È un'attività mista tra attività preventiva e attività repressiva. Molte cose sono state già fatte, abbiamo fatto dei sequestri anche di aziende, di depuratori, di interi corsi d'acqua per cercare di intervenire a favore della e contro l'inquinamento marino. Ovviamente ci sono altre attività di indagine, che alcune già messe in piedi, altre verranno messe in piedi nei prossimi mesi, proprio relativa ai settori che inquinano di più il mare. Procuratore, chiedevo anche al suo collega Falco, insomma, un anno fa pensavate di aver raggiunto questi livelli e soprattutto cosa vi aspettate per il prossimo futuro? Come dicevo anche ai vostri colleghi, diciamo che è cambiato un attimino l'approccio alla tematica dell'inquinamento ambientale, nella fattispecie l'inquinamento marino. È cambiato un po' l'approccio perché si è partiti da una prospettiva di tipo diverso. Innanzitutto si è partiti dall'analisi di alcuni dati. Abbiamo innanzitutto analizzato i dati relativi alla produzione di fanghi da depurazione, che rappresentano poi nella stragrande maggioranza dei casi le problematiche relative al cattivo funzionamento della depurazione. Ed analizzando i dati si è scoperto per esempio che vengono dichiarati all'anno in Calabria la produzione di 34.000 tonnellate di fanghi da depurazione, laddove una stima concreta, reale, si aggira in realtà intorno a 200.000 tonnellate, quindi voi capite bene che ci sono 166.000 tonnellate di differenza, che non è facile, non è difficile immaginare dove possano finire. Quindi si è iniziato da questo tipo di valutazione e si è lavorato molto sia dal punto di vista amministrativo. Grande sforzo è stato profuso dalla Regione Calabria, che è venendo incontro ai comuni, li ha surrogati anche garantendo la copertura economica e nella gestione del smaltimento dei fanghi da depurazione. Voi pensate che soltanto nel depuratore di Nocera Terinese, che è un depuratore consortile, sono stati rinvenuti e smaltiti 7.000 tonnellate di fanghi da depurazione, che non consentivano ovviamente la funzionalità del depuratore stesso. 7.000 tonnellate rappresenterebbe poi un quinto praticamente di quello che viene dichiarato come produzione regionale totale, il che non è. Si è iniziato poi anche attraverso l'ausilio delle forze dell'ordine a dei monitoraggi molto più capillari, e su questo bisogna ringraziare l'Arma dei Carabinieri, i reparti specializzati del NOE, la Capitaneria di Porto e la Guardia di Finanza, che hanno profuso uno sforzo enorme.
norme, contribuendo all'individuazione di scarichi abusivi, di situazioni in atto di deturpamento del paesaggio e dell'ambiente. E poi ovviamente, per quanto riguarda le due procure, si è intervenute con quelli che sono gli strumenti classici che garantisce il codice di procedura penale attraverso il sequestro preventivo di impianti e di siti che praticamente producevano questo genere di situazioni. È chiaro che molto deve essere fatto, è una situazione in itinere, questo è un primo step. Un secondo step ovviamente è quello di garantire la necessaria assistenza anche ai comuni, per esempio facendoli dotare di appositi staff tecnici in grado di incidere adeguatamente sulla depurazione e sulla tutela dell'ambiente, e garantendo anche quelli che sono i fondi necessari e assistendoli soprattutto dal punto di vista tecnico anche per quanto riguarda la parte negoziale, contrattualistica. È impensabile che un comune stipuli un contratto con una società che gestisce un impianto di depurazione che preveda uno smaltimento di fanghi da depurazione nettamente inferiore rispetto a quella che è la produzione reale da parte di quel singolo depuratore. È chiaro che questi sono passaggi essenziali che si devono effettuare via via, ragionando appunto per step, tenendo fermo presente che quando intervengono le procure, quando interviene l'autorità giudiziaria, il danno è bello e fatto, che è un momento repressivo che, ancorché importante e necessario, non è assolutamente risolutivo della problematica. Contribuire anche con un aumento e una maggiore sensibilizzazione dell'attenzione dell'opinione pubblica sulle tematiche ambientali, questo è un altro step necessario. Non dimentichiamo mai che noi siamo una regione principalmente a vocazione turistica e per cui la tutela dell'ambiente deve essere uno degli obiettivi primari di tutti i cittadini calabresi. In base a questi dati adesso come si interverrà per il futuro? Ripeto, è un ragionamento per step, per cui si andrà avanti, si andrà ad operare ora sul funzionamento dei depuratori, sull'adeguamento e su quelle che saranno delle problematiche prettamente di tipo amministrativo, volto appunto a sistemare al meglio gli impianti in dotazione ai singoli comuni.